Questa è la seconda mostra che facciamo qui in Corso Como di A Glimpse of Photo Vogue. In realtà voleva essere un'evoluzione rispetto alla mostra che abbiamo fatto l'anno scorso, perché siamo cresciuti e ormai da 2 anni che siamo rodati e lavoriamo insieme noi e i fotografi, e quindi ho avuto modo anche di vedere sia alcuni di loro crescere professionalmente, sia altri consolidarsi, e mi sembrava bello quest'anno dare l'opportunità magari di far vedere meno fotografi ma più approfonditamente. Quindi ne ho scelti 25 e di ognuno di questi 25 facciamo vedere 4 immagini. Il criterio di scelta è il mio criterio di scelta ed è ovviamente sotto le direttive di Vogue, quindi io so benissimo cosa può funzionare per noi e cosa no, anche se Photo Vogue in realtà è una piattaforma che accoglie, e ho voluto anche con la mia scelta mostrarlo, non solo la fotografia di moda, ma dal reportage come Sebastiano Tomada, che ha vinto anche un premio del WordPress quest'anno, l'architettura, lo still life, quindi si apre a qualsiasi genere fotografico. Però nella scelta delle foto ovviamente c'è un nostro occhio che magari è particolare. Io credo che oggi un giovane fotografo, per poter far carriera, debba essere estremamente tenace. È un mondo che è sempre più competitivo, con un livello anche altissimo di professionisti e non giovani, eccetera. Instagram, pensiamo, cioè ormai davvero è un mondo pieno di bravissimi fotografi e ci vuole studio, ci vuole costanza e non arrendersi se si vuol farlo, ecco. Noi siamo sempre molto aperti a dare spazio ai talenti. E Franca Sozzale, il nostro direttore, in prima persona se n'è sempre fatta carico, sia per gli stilisti, per i fotografi, per qualsiasi genere di talento, che poi non è legato all'essere giovani o meno, ma è il talento. Dopodiché so, esistono delle scuole, esistono delle associazioni, si potrebbe sicuramente fare molto di più, quello sì. Io credo che per noi, ma come per tutti, appoggiare dei talenti e far crescere i giovani sia una ricetta di successo per il futuro, no? Quindi è fondamentale, assolutamente. Of course it's quite an honor to be invited from Vogue Italia to present the photos, and also to be amongst the 25 photographers. It's great work here. It's really, really great work, and I'm very honored. Yeah, these are my 4 photos. I try to do photography very naturalistic, and let's say this is very important for me. And this photo at back at me with the girl moving, it just happened, you know. We just tried to do a little things with long exposure, and it came out like this. Yeah, as I said, my photographic style, it's very natural. I try to work with natural light always, and I still shoot analogic. And I don't want to, and I don't really retouch a lot. I mean, almost nothing. I want to have it like this, like I've seen it. And yeah, I will call it naturalistic. I would definitely point out, let's say in the fashion photography, it's of course Tim Walker, which I really admire. But I also really like normal reportage photography or street photography, like the old masters of Henri Cartier-Bresson or Robert Dosnault. You can really learn a lot from these photographs, much more than from the stage, because I work kind of staged in the field of stage photography, and I learn a lot from these street photographers. Well, I think it's a great opportunity for an emerging photographer to be presented in Photo Vogue, because there's been only like 25 photographers chosen amongst thousands, so I think it's a great step up for us, and hopefully it will well, bring us some, you know, more exposure and recognition, and just fingers crossed for the best. I'm presenting a series of World War II veterans which have shot, started shooting it like 3 or 4 years ago. Started off with because my granddad's a military, so it sort of felt like, and it was a good time for me to do it. I started the 65th anniversary of the end of the World War II. So yeah, it was just a great opportunity, and I love the subject. I've always felt very central about it. So yeah, just that's it.
Well, the work presented here today is very different to what I'd normally do. I'm a fashion photographer in London with quite a unique cinematic style of work. Whereas here is very sort of classic standard, not, I wouldn't say standard, but classical lighting and just the portraiture work, so which is super different to what I've ever done. Photographers that I admire the most would probably be the two, it'll be Tim Walker, English photographer, and it'll be Gregory Crewdson. Absolutely adore their work and hopefully get to their level at some point.